è chiaro ancora come l'eventuale militarizzazione del corpo forestale dello Stato danneggerebbe la tutela dell'ambiente. Comunque un nutrito gruppo di rappresentanti sindacali del CFS ha protestato contro la militarizzazione ventilata dalla soppressione del corpo da parte del governo nel parcheggio di Fonte Cerreto, alla base della funivia del Gran Sasso. Di fatto con questo decreto sancisce il principio che il corpo forestale dello Stato e i forestali, uomini e donne, verranno militarizzati. Governo che ovviamente assolutamente in maniera inusuale e non consona non ha mai accettato nessun tipo di confronto, non ha mai accettato nessun tipo di come dire, critica rispetto a quello che potrebbe essere un provvedimento che inciderà negativamente sul futuro degli italiani, dell'ambiente e soprattutto sul futuro dei nostri figli, perché sicuramente questo accorpamento porterà un peggioramento di quelle che sono gli standard ambientali che noi oggi difendiamo e conosciamo. È in qualche modo oggetto di ricorso da parte del personale che non vuole essere militarizzato, quindi non è detto che poi questo decreto in qualche modo possa trovare effettivamente una sua collocazione finale. La manifestazione ha incassato anche il sostegno del SIULP, il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia. In una nota il SIULP sostiene che il provvedimento di soppressione che il governo vorrebbe approvare, oltre che essere perfettamente inutile sul profilo economico, viola i principi fondamentali della Costituzione nella parte in cui vorrebbe la militarizzazione di uomini e donne della forestale, perfino in contrapposizione alle direttive della Corte Europea dei Diritti Umani, che vorrebbero invece riconosciuto anche alle forze armate il diritto di associarsi in sindacato per la tutela dei diritti dei lavoratori in uniforme. Una stagione teatrale straordinaria, un titolo che non pecca certo di falsa modestia, quello scelto dal Teatro Stabile d'Abruzzo per l'incontro durante il quale sono stati illustrati i risultati amministrativi ed artistici della stagione 2015-2016 e nei primi sei mesi di gestione della nuova presidente del TSA, Nathalie Dompé, la 28enne erede dell'impero farmaceutico da anni presente all'Aquila. Tra i risultati esibiti, gli oltre 60.000 spettatori, i tour mondiali della produzione targata TSA, ma anche la riorganizzazione della macchina e la razionalizzazione dei costi. Dal punto di vista abbiamo riguardato lo statuto, abbiamo riguardato diciamo, tutta la parte per preparare, aprire il teatro ad investimenti privati, a altri tipi di finanziamenti anche a livello europeo, abbiamo dato tutti i termini di trasparenza, anticorruzione, abbiamo inserito un codice etico, abbiamo responsabilizzato gli organi con sistemi di organizzazione, di controllo, di gestione. Abbiamo cercato di fare tutto il possibile da un punto di vista di regolamentazione in maniera tale che oggi possiamo dire che siamo aperti a fare quel lavoro enorme che andrà fatto per portare il teatro ad essere competitivo anche domani. Grandi risultati assicura il direttore Dall'Atria anche sul fronte artistico, invitando a leggere i numeri. La stagione teatrale aquilana 2015-2016 ha infatti registrato 10.683 spettatori, il teatro Ragazzi in Abruzzo 2015-2016 6.348 spettatori. Le recite effettuate dal 28 luglio sono state 161 e in totale gli spettatori per le produzioni del TSA sono stati nel 2015 ben 65.678.